E grazie come sempre al nostro Giuseppe Bellino. Allora, siamo alla nostra rubrica invece dall'area metropolitana. Vedo già collegato con noi il sindaco di Neucattaro, Raimondo Innamorato. Buongiorno sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, ben ritrovati. E allora, il tempo è poco ma cerchiamo di dare più notizie possibili. Avviati sindaco i lavori per la realizzazione del piazzale dedicato alla lirica. Sì, un piazzale realizzato dall'associazione Neucattaro Nerazzurra, che organizza ogni estate ormai da 12 anni un evento unico nel suo genere, perlomeno nel sud Italia, uno spettacolo lirico all'aperto. Da una collaborazione con l'associazione e il comune di Neucattaro nasce questo intento di rigenerare un'area abbandonata, un'area che è stata per anni abbandonata, pensate, utilizzata diciamo non proprio legittimamente da quelli che erano i giostrai di un tempo, ecco, abbandonavano lì i loro mezzi. E quest'area diventerà un'area verde grazie ad un regolamento che l'amministrazione comunale ha approvato ormai qualche anno fa di adozione delle aree. Quindi immaginate come un'associazione culturale valorizzi e realizzi un'area verde, perché sarà anche piantumata, sarà attrezzata per eventi culturali, per realizzare spettacoli ed in particolare quest'estate uno spettacolo lirico all'aperto. Un'area che sarà a disposizione anche di un asilo, perché è praticamente adiacente e quindi anche i bambini potranno goderne, ma chiunque, ecco, vorrà passare del tempo libero e organizzare eventi culturali. Tra l'altro c'è un altro investimento che state facendo importante sulla videosorveglianza in una zona su cui spesso arrivano richieste al comune di Neucattaro, che è la zona verso il mare, dove tra l'altro ci sono anche una serie di fenomeni che riguardano l'abbandono dei rifiuti, ci sono una serie di temi che effettivamente sono stati più volte sottoposti all'amministrazione. Ecco che dunque arriva il finanziamento e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza proprio in quella zona. Parliamo della zona in buona sostanza che va tra Torre a Mare e Neucattaro, che rientra poi nel comune di Neucattaro e sappiamo, possiamo dire che è un po' la periferia anche del comune. Sì, periferia ma anche zona residenziale di pregio, questo va anche riferito. Io devo ringraziare l'ufficio bandi e rendicontazioni del comune di Neucattaro, perché anticipa sempre gli intenti dell'amministrazione comunale. L'anno scorso si sono verificati molteplici fenomeni di furto domestico e i residenti hanno domandato all'amministrazione comunale di dotare finalmente questa zona di città, che conta quasi 6.000 abitanti, quindi una zona distaccata dal centro cittadino per 4 chilometri, di videosorveglianza, così come è avvenuto nel 2017-18 per il centro. Ecco, noi abbiamo cominciato a pensare di stanziare le risorse. Nel frattempo abbiamo avuto questa possibilità grazie ad un finanziamento ministeriale del Ministero dell'Interno. L'ufficio bandi ha candidato la nostra proposta, e quindi di infrastrutturare un'area sprovvista di rete, sprovvista di videosorveglianza. Il progetto è stato premiato, è stato ammesso, e quindi con 150.000 euro realizzeremo l'infrastruttura a corona, in maniera tale da videosorvegliare tutti i viali adiacenti ai borghi e nella fattispecie il viale Madonna di Lourdes, che voglio ricordare ospita parecchi servizi, quindi il comprensivo scolastico, la chiesa, la zona commerciale, l'accesso a Parchitello, insomma una zona che necessita di monitoraggio e di essere presidiata. Tra queste storie ce ne sta invece una di, che possiamo dire, a lieto fine. Va fuori dal tema strettamente amministrativo, una storia a lieto fine, perché nel fine settimana abbiamo visto c'erano state diverse persone che non sono scomparse tra Bari, tra la provincia di Bari. Purtroppo abbiamo dovuto raccontare una storia brutta nell'area metropolitana, ma due storie per fortuna buone. Una coinvolge proprio il comune di Neucattaro, dove col grande impegno delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale di Neucattaro e tante associazioni di volontariato, si è riusciti a ritrovare un signore, che un uomo di 80 anni che era scomparso. Fondamentale è stato anche l'intervento e il contributo di Nina, un pastore belga malinois dei vigili del fuoco, del nucleo cinofili dei vigili del fuoco, che insomma è andato a scovare questo signore che evidentemente un po' in stato confusionale era adagiato nell'erba alta, probabilmente ad occhio nudo sarebbe stato più difficile vederlo, e invece questo bellissimo pastore belga è riuscito a trovare con il suo olfatto il signore che era disperso in campagna da ben 2 giorni, pensate.
Sì, sì, siamo riusciti a dare un contributo importante come comunità. Davvero la comunità è stata veramente pronta in primis ad informare. Mi è arrivato un messaggio praticamente a qualche minuto dalla scomparsa. Abbiamo informato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, chiaramente la polizia locale e le associazioni. Voglio ringraziare l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Protezione Civile. Diciamo subito mobilitati tutti assieme e devo dire i vigili del fuoco con l'unità citofina hanno praticamente condotto le indagini che grazie a Nina ci hanno portato sul luogo del ritrovamento. Guardate, siamo arrivati giusto in tempo per salvare la vita a questo signore di 80 anni che ecco stava bene. Sta bene fortunatamente, avrà avuto veramente un momento, un blackout, un momento di stato confusionale a tal punto da recarsi in una zona periferica, la zona del Famila, quindi nei pressi di una torre di campagna in buona sostanza, lì avrà perso i sensi e lì è stato ritrovato da Nina, grazie il cane molecolare dei Vigili del Fuoco, grazie al suo fiuto particolare. Veramente la comunità di Necattolo ancora oggi deve tanto ai nostri animali d'affezione. Come ben sapete abbiamo fatto ultimamente la campagna di microcippatura, contiamo diciamo notevoli cani che vengono ritrovati sul territorio adottati, quindi oggi ci riscopriamo amici degli animali ancora di più, amici dei cani, e dobbiamo a Nina questo ritrovamento, la famiglia deve alla comunità e alle forze dell'ordine questo lieto fine. Tra l'altro c'è una cosa molto curiosa, che l'Associazione Nazionale dei Carabinieri era impegnata su Carbonara, c'era il gruppo di Carbonara che era impegnato alla ricerca di una persona su Carbonara, trovata quella persona, quel gruppo di Carbonara è andato a dare una mano anche al gruppo di Noi Cattaro, quindi ancora di più senso di comunità, e questa è una delle cose importanti. E noi ci fermiamo, grazie come sempre al sindaco di Noi Cattaro Raimondo Innamorato, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie sindaco, buon lavoro. Quanto ovviamente. 8:40 minuti, noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ma la palla come ogni giorno a quest'ora passa alla nostra redazione sportiva per parlare di Bari. A tutti una buona giornata. A domani.